Bentrovati, parliamo di Salernitana e Benevento. La Salernitana naturalmente deve fare il calciomercato e il Benevento, come sapete, è rimasto senza il presidente, che si è praticamente dimesso dopo uno striscione a passo a Benevento, ma ne parleremo fra poco. Intanto alla Salernitana torna Simi, il giocatore pagato 6 milioni dalla gestione Fabiani e che la Salernitana dovrà cercare di piazzare se l'allenatore, che sarà molto probabilmente Nicola, non vorrà tenere. Ricordiamo che quando è arrivato Nicola, Simi già era andato via. Vedremo qual è il rapporto tra il calciatore e lo stesso Nicola. Vi ricordo che Nicola ha una grande stima di Simi perché ce l'aveva a Crotone. Intanto c'è da far registrare un dato molto significativo che riguarda appunto la Salernitana. Nelle ultime 4 partite lo stadio Arechi ha ospitato ben 102.000 spettatori, davvero un grande e importante numero che dimostra l'importanza della Salernitana, che piano piano adesso, dopo la salvezza maturata all'ultimo minuto dell'ultima giornata, secondo me meritatamente, va a fare, nel senso che la Salernitana oggi, secondo il mio parere, con la panchina importante come quella di Nicola, con un presidente secondo me tra i migliori in circolazioni possibili come Iervolino, potrà puntare decisamente ad un centro classifica con facilità. Il problema rimane Sabatini, che ha sbagliato la campagna acquisti scorsa, quella fatta a gennaio, l'ha rabbrecciata, forse aveva proprio tempo, se vogliamo proprio trovarne una, diciamo, una giustificazione, ma non ci sono giustificazioni che tengono, perché lì ha trovato 12 milioni per essere spesi, 16 milioni di attivo, e quindi non si giustifica che su 11 giocatori tu ne porti 3 o 4 buoni, il resto diciamo da scartare. C'è la posizione di Bohinen, che è forte, fortissimo secondo me, il quale dovrebbe essere riscattato, e anche quella di Verdi, mentre più difficile la posizione di Bonazzoli, che in questo momento probabilmente più lontano che vicino da Salerno, e poi quella di Juric, l'attaccante che tutti gli allenatori vorrebbero avere e che probabilmente avrà avuto un'offerta un pochettino più, diciamo, importante da qualche altro club, e sta valutando e decidendo. Sta di fatto che l'attacco lo deve rifare tutto, tenuto conto anche che Ribéry è scattato, come sapete, l'obbligo con la salvezza di un secondo anno di contratto. Sicuramente non farà parte degli 11 titolari con Ribéry, a meno che il giocatore non metta un po' la testa a posto e non dimostri di essere a fine carriera, perché il giocatore è formidabile, fortissimo, quindi va sicuramente gestito. Quindi le incognite riguardano soprattutto Sabatini, Mister Vodka, il quale naturalmente deve assolutamente fare un mercato all'altezza della presidenza Iervolino, che è una presidenza molto interessante, molto importante. Intanto in lista di sbarco ci sono Di Tacchio, c'è Capezzi, c'è Schiavone, che andranno via, anche il portiere rimarrà Sepe, molto probabilmente, anche se anche lì la situazione è un po' particolare. Poi c'è tutto un contesto da identificare e valutare se può rimanere o no, ma questo lo deve fare anche l'allenatore in sintonia appunto con lo staff e con il direttore sportivo, il direttore generale. Ripeto che è l'unico dubbio della nuova Salernitana, secondo me, un dubbio enorme. Certo, certo, i populisti, il popolino, pur per una questione di frustrazione, di rivalsa, diranno sempre la salvezza è stata di Sabatini, ma sanno tutti quanti che è stata invece fallimentare l'azione di Sabatini a Salerno, e che soltanto il miracolo targato Nicola ha potuto consentire per fortuna alla Salernitana di stare in Serie A.
Qui vedremo il mercato. Noi staremo vigili e saremo attenti sui cacciatori. Naturalmente, grideremo ai 420 laddove stanno arrivando dei bidoni, come è stato a gennaio scorso, e vedremo cosa succederà. Sul fronte Benevento la situazione è molto particolare. È molto particolare perché il presidente, come sapete, è andato via, ha rassegnato le dimissioni, ha portato la squadra al comune per uno striscione. Io dico una cosa. Vigorito, prima del quale il Benevento andava tra la Serie D e la Serie C. La Serie C e la Serie D. No? Ha fatto miracoli, due volte la Serie A e tanta Serie B, quindi un eccellente percorso calcistico. Lusinghiero e virtuoso. Può rassegnare le dimissioni per uno striscione? Cioè quattro screanzati cretini che stanno su tutti i campi d'Italia. Figuratevi a Salerno quando ce ne sono. Figuriamoci a Napoli quando ce ne sono. Figuriamoci alla Juventus quando ce ne sono, tanto per dire qualcuno. No, ci stanno purtroppo, questi sono la piaga, la rovina. Una minima parte sono la rovina di una tifoseria. Allora, tu, Vigorito, che hai fatto tanto, sei una persona per bene, e diciamo anche calcisticamente ti sei fatto valere, è possibile mai che uno striscioncello può far saltare il piatto? E allora bisogna sapere tutta la verità, tutta quanta la verità. Perché io non credo che Vigorito è andato via per uno striscione, forse ha trovato il pretesto. Leggiamo comunque che Mastella, il sindaco di Benevento, sta cercando di raddrizzare la cosa, di farlo ragionare, anche se non vuole ragionare. Però le cose stanno in questo modo. È una mossa oppure una presa di posizione? Perché non crediamo assolutamente che quattro screanzate possano determinare la presidenza onorabile di Vigorito a Benevento. E se no, che avrebbe dovuto fare? Lotito a Roma con la Lazio, a Salerno con la Salernitana? O che cosa avrebbe dovuto fare, tanto per dire, De Laurentiis a Napoli, diventato il pappone pubblico? Cioè, insomma, più rispetto per i presidenti che fanno le squadre. Questi quattro screanzati che stanno purtroppo dappertutto, e che sono dei vigliacchi perché si nascondono dietro gli striscioni e non ci mettono la faccia, sono vigliacchi pure a Benevento, come l'anno scorso c'erano a Salerno, come ci sono a Napoli, come ci sono a Torino Levenzo, come ci sono dappertutto. Quelli che non ci mettono la faccia sono dei vigliacchi. Ma davvero il presidente può rassegnare le dimissioni per un gruppo, un manipolo di quattro scemetti, di quattro vigliacchetti? Allora, se ci sono altre cose, ditecelo, avremo modo di parlarne successivamente, sia di calciomercato, sia di Salernitana, Benevento, Avellino, e c'è la Gelbison, avremo modo di parlare anche della Gelbison che è, come sapete, in Serie C e che ha dovuto dunque per il momento, dopo i festeggiamenti, dare un campo, deve dare un campo che sarà quello di Picerno per il momento e poi si vedrà. La società, la tifoseria, la città di Vado vogliono giocare ad Agropoli e Agropoli è ben contenta di accoglierli. Vedremo dopo le elezioni cosa succederà. Alla prossima.